Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di One Piece. Oggi review 879 del manga, ma prima di cominciare volevo chiarirvi perché è uscito il manga venerdì anziché giovedì. La settimana scorsa ci sono stati degli arresti in Giappone, delle persone che facevano gli spoiler. Questi spoiler facevano guadagnare un sacco di soldi, però era una cosa illegale. Quindi questi arresti hanno provocato questo ritardo dell'uscita del manga. D'ora in poi i manga usciranno venerdì anziché giovedì. Una volta detto questo, cominciamo! Il manga inizia con Brook che piange per la morte di Pedro, lamentandosi che se fossero stati più forti non sarebbe mai accaduto questo. Successivamente vediamo anche come Chopper, Carrot e Nami piangono insieme a Brook, per poi sentire le parole di Jinbei che dovrebbero essere i suoi nemici, quelli a piangere. Parole che vediamo che Brook se la prende di una maniera un po' storta, dicendo che per lui era facile dire cose insensibili visto che conosceva malapena Pedro. E Jinbei gli risponde che non dovrebbero abbassare la guardia visto che stanno ancora in territorio nemico e che queste sono cose comuni nel nuovo mondo, uccidere o essere uccisi, e che questa per Pedro è stata una vittoria. E dicendo che non soltanto loro hanno perso dei compagni, ma anche i suoi nemici hanno avuto un attacco, una perdita senza precedenti. Visto che finora hanno sconfitto uno dei quattro comandanti, hanno liberato il Germa 66 e di conseguenza non hanno ottenuto il potere militare che volevano. Hanno liberato un sacco di prigionieri, insomma, hanno fatto un caos senza precedenti, senza contare la distruzione del castello. Cosa che non è mai successa prima. E possiamo vedere come Gold Roger soltanto ha rubato il Poneglyph di Big Mom e è scappato. Invece no, i Mugiwara hanno lottato, hanno fatto un caos. Ritornando alle parole di Jinbei, aveva detto anche che Luffy, il suo capitano, ha preso in mano la situazione in un istante, ha voluto affrontare i Katakuri da solo, quindi un tutto o niente, mettendo in gioco la sua vita. Vediamo successivamente come Big Mom sta inseguendo i Mugiwara, per poi vedere come le parole di Jinbei hanno avuto effetto sui membri della ciurma, dandosi tutti da fare sulla nave. Vediamo come Carrot dice che stanno a ore 6 le navi e anche Big Mom. A prima vista sembra che Big Mom sta camminando sull'acqua, ma non è così, sta usando Peróspero, che questo si chiede a sua volta dove è Zeus, visto che dovrebbe essere lui a portare Big Mom. Zeus è rimasto sulla costa insieme a Prometheus, questo lamentandosi che ha fame, quindi ha bisogno di fuoco per mangiare. Invece vediamo come Peróspero sia riuscito a usare la sua abilità in acqua. Beh, non è detto che stando in acqua si perda il potere del frutto del mare, questo non fa perdere i poteri se non che gli fa indebolire, quindi in un certo senso Peróspero sta usando la sua abilità ma senza avere un contatto diretto con l'acqua, o magari se ce l'ha in un certo senso l'ha fatto indebolire, ma non per fare in modo di soffocare e morire sull'acqua come tutti pensavano, che entravi e non potevi nuotare e morivi. A parte che non è la prima volta che vediamo una cosa del genere, vediamo come a Marineford Aokiji era entrato in acqua e non è morto, semplicemente ha usato la sua abilità che era più debole in acqua e si è salvato. Visto che non mi va di mettere un'immagine, potete cercare su YouTube Aokiji contro Barba Bianca. Poi vediamo come Peróspero vuole vendicarsi di Pedro. Come lo farà? Il suo obiettivo è ammazzare i suoi compagni, una cosa che sicuramente al 100% non ce la farà. E vediamo come il suo braccio è ricoperto di caramello e si lamenta perché ogni volta che dovrà prendere il tè il suo braccio destro si scioglierà e gli viene in mente Pedro, la sua immagine. Continuando il capitolo vediamo come appare Pudding, Lola e Sanji, e vediamo come in una piccola nave, piccola barca, ci sta il padre di Lola che cerca di chiamarli ma non lo fa troppo forte, quindi non lo sentono. E vediamo successivamente come Lola dice che il ministro di cioccolato di Cacao Island, ovvero l'isola del cacao, era libero e tutti volevano che lo prendesse Pudding, ma questa non lo prese, visto che per lei Lola poteva essere soltanto la persona che poteva avere quel ruolo. Poi vediamo una scena e sempre Pudding con la sua bipolarità. E vediamo come dice che non vuole essere vista insieme a Sanji, se non penserebbero tutti quanti che si sono sposati avendo quel vestito addosso.
E vediamo come Sanji si preoccupa immediatamente, dicendo che almeno deve fare in modo di non cadere. Dove possiamo capire che quelle parole piacciono a Pudding e che stanno per arrivare all'isola del cacao. Ragazzi, non ve l'ho detto prima, ma questo capitolo è stato un capitolo di preparazione, quindi non è stato un capitolo in cui lo scopo era stupirci, no, era un capitolo dove ci stanno preparando per il prossimo capitolo. Il prossimo capitolo sicuramente lo scopo sarà stupirci e sicuramente Oda lo farà. Luffy contro Katakuri, vediamo i primi scontri tra i due, i primi intercambi di pugni. Vediamo come Luffy, senza pensarci due volte, usa il Hack Gathering, ovvero la seconda marcia insieme all'Haki di armatura, dove vediamo subito che Katakuri risponde con la stessa tecnica. E qui vediamo la differenza tra i due. Ovviamente i due frutti del mare, ovvero la Gomu Gomu no Mi e la Mochi Mochi no Mi, hanno una similitudine tra loro, una è superiore all'altra. Quindi vediamo a prima vista che tutti potrebbero dire quella di Katakuri, ma io non ne sarei così certo, ma a questo ci torneremo dopo. Durante il capitolo vediamo che Katakuri risponde alle stesse tecniche di Luffy in una maniera più efficace, più veloce e più forte. Poi vediamo come Luffy si dà ancora da fare e usa il Hawk Stamp, un calcio usando la seconda marcia e sempre l'Haki. Come abbiamo detto in un video in passato, tutte le tecniche di Luffy che hanno Hawk sul nome è una combinazione della seconda marcia insieme all'Haki di armatura. E vediamo come Katakuri schiva questo attacco, e lo fa anche lui, dove per un momento pensiamo che Luffy riesce a schivare pure lui l'attacco usando la seconda marcia, ma Katakuri, usando l'Haki di osservazione, riesce a colpirlo di nuovo. Poi vediamo come il nostro capitano è in condizioni pessime, ma nonostante ciò si mette in piedi e è pronto ad attaccare di nuovo, usando questa volta l'Elephant Gang, dove vediamo Katakuri che fa la stessa tecnica ma sempre più forte, ragazzi, e quindi riesce anche a contrarrestare questa volta una tecnica di Luffy senza subire nessun danno e danneggiando il nostro capitano. E qui è finito il capitolo. Vediamo sotto ogni aspetto che Katakuri è più forte di Luffy, tanto velocità come forza come efficacia. Però non abbiamo ancora messo in gioco la quarta marcia e magari un power up che può avere Luffy contro Katakuri. Vediamo che questo capitolo è stato un capitolo di preparazione, quindi il prossimo dovrebbe essere quello dove Oda cercherà di stupirci a tutti quanti. Sicuramente, come ho detto prima, userà la quarta marcia, perché questa quarta marcia aumenta la sua forza e la sua velocità e pure la sua efficacia, quindi in un certo senso staranno pure alla pari. Però non soltanto questo, avrà anche un power up, secondo me, a mio parere, perché vediamo che il frutto di Katakuri, ovvero la Mochi Mochi no Mi, è un frutto dolce, e mochi in giapponese è proprio dolce, un tipo di dolce specifico dove col fuoco si scioglie. Quindi vediamo che non è stata la prima volta che Luffy attacca Katakuri con un attacco di fuoco. Abbiamo visto che l'ha fatto una volta, e quella volta ha usato l'Haki di armatura. Casualità? Non penso. Secondo me un punto debole di Katakuri è il fuoco, e abbiamo visto che Luffy può usare queste tecniche di fuoco, quindi perché non vedere una quarta marcia di fuoco? Ma poi non è la prima volta che vediamo un disegno così. Abbiamo anche un color split che vi farò vedere adesso, e vediamo proprio come Luffy è ricoperto di fuoco, cioè vediamo tipo delle fiamme intorno alla quarta marcia. Questi sono dei piccoli dettagli che Oda ci fa vedere ma che non facciamo mai caso, quindi bisogna prendere in considerazione anche la più minima pista che ci può dare. E veramente pensate che in questi 2 anni non ha avuto un incremento di potere? Secondo voi la quarta marcia basta per affrontare uno dei 4 imperatori? Secondo me no. Luffy adesso dovrebbe dimostrarci che può affrontare Kaido a Wano, ma poi non è la prima volta che Luffy perde all'inizio, non è la prima volta, quindi vediamo che può riuscirci, perché comunque ha perso all'inizio molte volte, alla fine ha vinto. Però quello che succederà lo scopriremo soltanto la prossima settimana. Siamo giunti alla fine del video. Se il video vi è piaciuto, pollice in su, iscrivetevi per qualche novità e vedere le review ogni settimana, e condividete questo video alle persone a voi vicine che guardano One Piece. Sotto in descrizione troverete il link della pagina di Facebook, lì troverete diversi contenuti. Siamo ancora un piccolo regno che deve crescere, fanne parte. E un saluto da Low Piece.